Oggi vi accompagno alla scoperta dell'antico teatro dei Romani a Vicenza, chiamato Teatro Berga. Il teatro purtroppo oggi non è tutto intero e visibile innalzato, tutto sommato a 2000 anni. Oggi possiamo vedere le tracce del suo perimetro, perché ricalcato da palazzi costruiti successivamente proprio sopra le sue fondamenta. Lo si vede anche da questa foto di oggi. Eccezionali sono i reperti rinvenuti qui nel XIX secolo da Giovanni Miglioranza e che noi andiamo a sbirciare al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. Statue, capitelli, ornamenti di ogni tipo, i Romani erano abili scultori, talmente abili che gli uomini che vennero dopo di loro, anziché scolpire dei pezzi nuovi, riutilizzarono quelli vecchi. E fu così che anche il Teatro Berga divenne una cava a cielo aperto. Osservate questa statua. È senza testa. Avete notato? Gli archeologi la chiamano acefala. Una testa invece si intravede laggiù. È Augusto, o meglio, Gaio, Giulio, Cesare, Ottaviano, Augusto, il primo imperatore romano. Non solo uomini tra le statue del teatro, Antonia Minore a sinistra, Agrippina Minore a destra. Fanno parte della famiglia Giulio e Claudia, parenti strette dell'imperatore Augusto. Ma la storia sarebbe troppo lunga e complicata da spiegare qui su due piedi. Provate ad indovinare da quale parte del teatro provengono queste statue e vi do un aiuto. Allora, questa è una delle ipotesi di ricostruzione del Teatro Berga che poteva ospitare fino a 5.000 persone. La gradinata interna si chiama cavea ed era il posto in cui sedevano gli spettatori. Ovviamente chi era più ricco aveva dei posti migliori, vicino al palco. Quella dietro, tutta decorata, è la scena. Lì è dove gli attori romani si esibivano. Esatto, è proprio da questa scena che provengono la maggior parte dei nostri reperti. Avevate indovinato?